dovrebbe essere qui oramai. Chi? Ma Noemi, la mia amica. E adesso il corteo si arresta un attimo. È per dar tempo ad una graziosa bimba pressappoco dell'età della principessa Anna di offrire un gran mazzo di fiori alla regina. Sua maestà, che appare commossa, si china ad accarezzare i riccioli biondi della piccola. Ma ecco che il corteo, tra le acclamazioni della folla, si rimette di nuovo in moto verso Parigi. Bene, e poi? E poi la polizia è andata da Gastone e gli ha mostrato una foto di Noemi. Vuol dire che l'hanno beccata, no? Beh, direi di sì. Ma non aprirà bocca, io la conosco bene. Li guarderà con aria da cretino e non dirà niente. E poi, anche Gastone è un amico. Potrà benissimo dire che eravamo al suo bar quella sera. Solo che questa storia di Gastone bisogna farla sapere a Noemi, altrimenti... Ma lei come avvocato può andarci da Noemi, no? E anche da Gastone. Così vi metterete d'accordo. Tiene aperto fino alle 2 di notte. No, non credo che ci andrò da questo Gastone. E perché? Perché un avvocato non può trattare con un testimone. Non lo sapevo. Non ne sai molto tu. Ma accetta di difendermi, sì? Non ne ho idea. E perché non ho la grana, vero? Ah, perché oltretutto non hai i soldi. Benone. Già, perché si trovano facili in giro. Se ne avessi avuti non avrei... Accoppato quella povera vecchia. Oh, non è mica morta. Beh, per fortuna. Hai i genitori? No, non ho più nessuno. In quanto ai soldi, però, so che se lei vuole può farlo anche gratis. Perché non ne approfitta prima che mi mettano al fresco? No? Non le va, eh? Allora, devo andarmene, vero? Siediti lì. Pamela? Eccomi, avvocato. Vuoi guardare, per favore, se la signorina è stata seguita da qualcuno? Dalla polizia? Già. Molto, signora, ma stasera la sosta è proibita. Un attimo, vado anch'io alla festa della regina. Allora? C'è mio marito, è con una cliente. Il Gastone, il barista, è mai stato condannato? No, non mi pare. Bene, e tu ci sei stata a letto? Un pochino. E Noemi, la tua amichetta, è già stata in gattabuia? Sì. Per quale motivo? Adescamento. E tu? No. Ancora no. Ti prego, senti, fa un po' d'attenzione. A che cosa? Alla mia scrivania, non essere così nervosa. Va bene. Oh, in quanto a polizia, la strada ne è piena, veramente. Ma è per la regina. Ah, ma già, è vero. Grazie, Pamela. Sarebbero un po' troppi per te sola. Senti un po', l'orologiaio vi ha viste tutte e due? Non si è mai levato da un occhio la lente. Cosa vuole che ci vedesse? Cosa vuole che ci vedesse? Eh? E questi qua?
Credi che non si notino? Beh, ce n'è tante di ragazze coi capelli lunghi. Io però li avevo nascosti da un fazzoletto. Meno male. Ma è sempre una gran brutta faccenda. Oh, ma la rivoltella era finta, dopo tutto. Sì, ma c'è un guaio, ovvero finta per il tribunale è sempre la stessa pena. E quanto sarebbe? 5 anni. Se la vecchia se la cava, ma chi lo sa come andrà a finire? Ma se la caverà, non ho picchiato forte. È pesante una manovella. No, no, è tutta una storia impossibile. Oh, no, non per lei. Anche per me. No. No, 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 e poi ormai... È da un pezzo che non mi occupo di cose del genere, con una falsa testimonianza per di più. Oh no, se è per Gastone può fidarsi, sono certa che non farà scherzi. Avanti, ora torna a casa come se non fosse successo niente. E quando verrà la polizia, certo che verrà, visto che abitavi assieme a Noemi, te ne andrai senza protestare e soprattutto senza dir niente di me. Il giorno dopo, quando ti chiederanno se hai un avvocato, tu gli risponderai che hai l'avvocato Gobio. Ah, questo sì che si chiama essere in gamba. Lo dirò anche a Noemi di fare il suo nome. Non le dirai un bel niente. Non crederai mica che vi metteranno nella stessa cella, no? Sono molto gentili, ma c'è un limite. E allora che devo fare? Niente, soprattutto non fare niente, capito? Sarà sempre meglio. Su, va. E a presto. Benissimo, intesti una pratica a nome Yvette Maudet, M-A-U-D-E-T. Bene, avvocato. Due ragazzette qualsiasi, due povere sgualdrinelle che fanno la fame. Un giorno passano davanti a una piccola gioielleria, vedono nella vetrina della robetta da 4 soldi e si dicono ad averla noi si starebbe bene per qualche mese. E allora tentano il colpo e finiscono per mettersi nei pasticci. Una cosa modesta, allora. Non è poi così semplice, sai. Comunque, mio caro, non vedo proprio che cosa puoi ricavarci. Mi domando perché hai accettato, è carina la ragazza? Boh, volgaruccia. Ma carina, eh? Sì, ma non è certo per questo. E perché allora? Ah, che meraviglia, un capolavoro, permetti? No. Va bene, viva la regina, God save the Queen. Intanto questa sera pressoché tutta Parigi si accalca lungo le rive della Senna per assistere alla grande festa sul fiume organizzata in onore della giovane sovrana. Confesso che t'ho lusingato che ti conoscesse. Oh, per niente. Sì, sì, di la verità. Fare la sciocca. Trovo la cosa divertente, ma non c'è proprio altro. Vedremo. Pamela, lei resta a vedere passare la regina, spero. Oh, se l'avvocato permette. No, non glielo permetto, glielo ordino. E accenda dappertutto, è una sera di festa. Oh, grazie, avvocato. No, non è merito mio, è un ordine della prefettura. Tutto per far contenta la regina. Spinga quando se ne va, Oh, certamente, non dubiti. Sur le bord de Frétigny ont pris place les quelques rares privilégiés qui vont participer sur le fleuve à ce long baisemain dans lequel la Seine et ses lumières se courberont devant sa majesté. Et la foule attend. Et voici qu'apparaît la reine dans une éblouissante robe du soir. Le prince la suit, prince Philippe, prince charmant, aussi détendu que s'il embarquait sur la Tamise pour un joli dimanche anglais. L'ambassade de Grande-Bretagne, soupée aux chandelles, attend pour tout à l'heure le couple royal. Souper royal, lui aussi, dont le menu laisse rêveur, accompagné des crus les plus prestigieux de notre champagne, ce vin de minuit qui clôture les fêtes. Car le bord de Frétigny vogue à présent sous une véritable féerie nocturne de lumière, de musique et d'acclamation. Le feu d'artifice est commencé, qui lance déjà vers le ciel...